Spottone stasera al Movimento 5 Stelle Casaleggio. Allora, torniamo al vostro evento di Ivrea, che qualcuno chiama la Leopolda dei 5 Stelle. Voi avete invitato magistrati, giornalisti, analisti, esperti, imprenditori. È perché state cercando la classe dirigente per governare in futuro l'Italia e anche per evitare degli incidenti come per esempio quello di Roma, in cui quando ha vinto la sindaca Raggi in realtà la squadra di governo della città non era pronta? Volete evitare incidenti di questo tipo? Ma credo che ci stia costruendo un castello sopra una giornata che invece ha l'obiettivo di parlare di futuro. Ci saranno professori, giornalisti, ci sarà pure un astronauta, speleologi, a cercare di capire qual è il futuro di questo paese e del mondo, cercare di alzare l'asticella e iniziare a pensare un po' più in là del solo domani. Le faccio un esempio. Lo scorso anno in Germania l'Adidas ha riportato la produzione, una parte della produzione di scarpe dalla Cina alla Germania. L'ho fatto con un'impresa molto avanzata dal punto di vista dell'automazione. Ora noi ci troviamo a un bivio: o andare a confrontarci con il salario del lavoro cinese, oppure iniziamo a fare ricerca e sviluppo e andiamo a competere sull'automazione. Quindi diciamo suona quasi un po' trampiano, no, questo discorso, nel senso che Donald Trump dice che bisogna riportare la produzione negli Stati Uniti e non andare dietro alla produzione di bassissimo costo che abbassa i salari, eccetera, eccetera. Dove poi noi non siamo innovazione, ecco, di ricerca e sviluppo. Infatti le volevo chiedere, quindi la forza che dobbiamo avere noi, per esempio noi italiani, è quello di essere più forti sull'innovazione, sulla qualità, perché sull'altro fronte siamo destinati tutti a perdere, no? Chi non ha il software è destinato a chi non ha le idee è destinato ad avere un salario cinese, e questo è il vero problema. Noi dobbiamo iniziare a investire sull'innovazione, sia in Italia ma in generale in Europa. Dobbiamo capire qual è la direzione che vogliamo prendere, dobbiamo capire in che direzione sta andando il mondo, in che direzione sta andando la tecnologia, il lavoro, l'uomo, la ricerca, i trasporti, e secondo questo lei in che è un obiettivo. Sta andando il mondo? In ogni contesto ci sono varie direzioni ed è questo che vogliamo esplorare sabato, ed è per questo che abbiamo vari specialisti leader nei loro settori. Però non mi ha risposto sulla domanda della classe dirigente. Come intendete selezionare la vostra classe dirigente? Se parla del Movimento 5 Stelle, questo è un tema che secondo me oggi esula dal tema della giornata, perché oggi volevo in realtà parlare di sabato e non della classe dirigente del Movimento 5 Stelle. In ogni Però caso, lei si sarà fatto un'idea, no? Sulla necessità, certo, anche per il Movimento, certo, 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle sta lavorando sulla classe dirigente, ha già ottenuto ottimi risultati in diverse città in cui sta già governando le città, per cui ha già ottenuto ottimi risultati, stiamo migliorando per il futuro e ottimizzando nuovi modelli per la ricerca della classe dirigente, ma questo esula dalla giornata di sabato.